Dottoressa Guida, la biostimolazione in medicina estetica è sempre più richiesta. Quali sono le sostanze rigeneranti e ristrutturanti che migliorano l'aspetto della pelle, rallentando anche il processo di invecchiamento? Grazie per questa domanda. Beh, la biostimolazione è vero, è sempre più richiesta perché ci consente di riportare un po' indietro le lancette dell'orologio in maniera naturale, è questo quello che più piace a noi medici e possiamo farlo in diversi modi. Parlando di sostanze, possiamo avere sostanze autologhe, cioè che provengono dal paziente, tipo dal sangue del paziente o dalla pelle del paziente, oppure sostanze chimiche, quindi prodotti commerciali presenti sul mercato. E tra questi parleremo brevemente di acido ialuronico, il mio preferito, l'idrossiapatite di calcio, c'è anche l'acido polilattico, insomma ne esistono diversi. È possibile poi ottenere anche una biostimolazione con l'utilizzo di luci, di sorgenti luminose, quindi terapia fisica, se vogliamo dire così, o radiofrequenza, ultrasuoni microfocalizzati, ci sono diverse modalità. Ovviamente tutto va un po' calibrato sulla scelta del medico in base alla situazione al basale del paziente, quindi sempre di più andiamo verso terapie personalizzate, ok? Quindi diciamo in pazienti che presentino ad esempio o riferiscano intolleranza alle sostanze chimiche piuttosto che si può pensare ad una terapia autologa con PRP oppure diciamo altre procedure che proprio prevedono il prelievo della biopsia dalla pelle del paziente. E ovviamente però bisogna considerare che mentre gli studi con le sostanze chimiche sono più, se vogliamo, riproducibili, perché la sostanza chimica in realtà è quella, quindi diciamo abbiamo una sorta di standardizzazione anche dei risultati, di riproducibilità dei risultati negli studi. Paradossalmente con le sostanze autologhe, pur ottenendo buoni risultati, non abbiamo, gli studi sono sempre un po', hanno un po' di bias, quindi di errori legati al fatto che chiaramente la capacità rigenerativa dell'individuo può essere diversa a seconda di quando si presenta da noi, della sua età, delle sue condizioni di base, le sue patologie, perché ovviamente siamo sempre medici.